Nascere all'apice dello sviluppo economico e diventare adulto all'inizio del suo declino mi ha portato a volere una società più lenta, una specie di ripudio verso tutto ciò che rende la vita un'insensata corsa veloce. L'ho covata per anni dentro di me, l'avversione per certi modelli sociali, fino a quando ho deciso di fare miei certi stili di vita. Mi sono così avvicinato al mondo della decrescita e dopo averne letto e scritto per molto tempo, ho sentito il bisogno di metterla in pratica, a modo mio, come e quanto potevo. Prima di farlo, però, mi è sembrato opportuno andare a vedere chi già la vive, senza moralismi o autocompiacimento. Una volta fatte certe riflessioni, infatti, può essere difficile mantenersi obiettivi e lontani da inutili estremismi. Essere giornalista ambientale mi fa entrare in contatto con molte persone e realtà interessanti. Una di queste è stata Solare Collettivo, un'associazione che porta avanti progetti come Coltiviamo il Sole, nato dopo l'esperienza di Adotta un Kilowatt, che dal 2007 permette la costruzione di impianti fotovoltaici attraverso delle sottoscrizioni collettive. Sono andato a conoscere le persone che hanno dato vita a tutto ciò. E lì ho incontrato Giorgio, pastore filosofo della Valle Maira. Affascinato dalla sua personalità, ho deciso di conoscere meglio la sua storia. Ciao, direttore. Allora? Com'è? Non ti ho mica visto arrivare. Beh, adesso, non so, io trovo che le cose vengono abbastanza naturali, le cose che durano, che contano. Cioè non sapresti dire un momento, non sapresti dire una scelta. Non è che un giorno ti metti lì, studi, non ne trovi una soluzione, tac, la metti, la fai. Cioè, non funziona così di solito. Già mi sembra di essere uno scemo andare al pascolo con due appresso, uno col bazooka. Ci sono tutta una serie di clienti che sono i più appassionati, i più fedeli, che vengono qua a riossigenarsi, no? A fare iniezioni di ottimismo, ti dici magari che tu sei nel nero fumo, che no, cioè che nelle balle piene, però loro vengono qua, già solo il fatto di vedere il bambino correre, scavare per terra, mangiarsi la sabbia, le bestie fuori, no? Tu con le sporche, assaggiare una roba buona, gli sembra che, ah beh, però qua, cioè, fa tutto schifo, tutto in rovina. Poi adesso questa un po' di depressione dovuta al fatto che non c'è neanche più quella sicurezza del benessere, no? Per cui ti dice, in fondo si sta meglio giù che su, e quindi cominciano un po' a tribolare anche giù e vengono qua e vorrebbero, cioè dire, vabbè, però voi sì, come se noi non fossimo in mezzo a questo mondo da cui non ci si sottrae. Qua certamente ci sono dei principi che governano e che non sono dettati dal governo di turno, dall'ordine mondiale. Io ci tengo molto per esempio all'ora solare, no? Voglio far meridiane, non cambio l'orologio nella stalla, perché le bestie non lo sanno. Cioè, l'ora, il mezzogiorno solare, non lo può decidere un governo, non può decidere una legge. Ci sono cose che vanno oltre, ci sono dei diritti naturali, delle strutture portanti naturali. Come la nascita e la morte, come le stagioni, come il freddo e il caldo. Io ho fatto il medico subito in montagna, non l'ho fatto a Torino, nel senso che mi sono laureata che già abitavamo in montagna, quindi la scelta di venire in montagna a fare il medico era proprio una mia fissa, cioè io volevo fare il medico condotto e l'ho fatto per 12 anni, quindi poi non si chiama più medico condotto però. Ma poi sai, le cose cambiano, nel senso che poi dopo, in realtà l'aver scelto di smettere la professione non è solo legato al fatto di seguire lui in azienda, eh.
È stato anche perché io ho avuto un po' una crisi sulla tipologia del lavoro, quindi cioè, mi sono messa in crisi io come medico. Cioè, la società dei consumi nell'ambito della sanità è particolarmente preponderante al punto che si è ormai acquisita l'idea che se tu sei ammalato devi prendere una pillola per guarire o comunque devi affidarti alle cure mediche, no, dello specialista, perché solo lui, come un deus ex machina, no, arriva e ti guarisce. Non c'è l'idea che tu devi anche metterci del tuo. Sono lui a posto. Da alcuni decenni la vita politica ed economica di ogni paese è basata sulla crescita del prodotto interno lordo, il PIL. Ma deve essere così. Dobbiamo essere per forza contenti se l'economia cresce, anche se la nostra qualità di vita non fa lo stesso, magari proprio a causa della crescita del PIL. È proprio necessario continuare a considerare il PIL come metro di misura del nostro benessere. Il prodotto interno lordo, il PIL, è sempre stato una misura, come gli economisti e gli statistici sanno bene, della produzione di ricchezza di un anno o di un trimestre di un paese. Da questo punto di vista non è mai stato immaginato come un indicatore di benessere. Il problema è che per molti anni si è guardato alla crescita del PIL come indicatore principale per capire se un paese andava bene o male. E si guardava al reddito pro capite, al PIL pro capite, come misura dei differenziali di benessere tra i paesi. Il PIL è basato su questa prima truffa degli economisti del Settecento di ridurre la felicità al benessere materiale, va detta alla quantità dei beni mercificati, prodotti e consumati. E allora si vede bene che la felicità è tutta un'altra cosa, che la felicità non è legata soprattutto al consumo, ma al fatto di vivere bene, di sentirsi bene nella sua famiglia, nel suo villaggio, nel suo posto, nel suo lavoro, eccetera. Questa difficoltà si è poi scontrata negli anni 80, ma soprattutto nei primi anni 90, con il problema ambientale e quindi il fatto che il PIL non solo era correlato con tante buone cose come l'educazione, come la riduzione della povertà, la salute, perché non dimentichiamoci che appunto con il miglioramento delle condizioni di reddito sono migliorate anche le condizioni di vita di milioni e milioni, centinaia di milioni, miliardi direi di persone, ma è evidente che il PIL poteva essere correlato negativamente con fenomeni come l'inquinamento. Se aumenta la produzione di medicine perché le persone stanno male, il PIL aumenta, però questo non è un indicatore di benessere. Se aumenta il numero degli incidenti automobilistici, il PIL aumenta, ma non è un indicatore di benessere. Quindi misura come positive, se aumenta il consumo di energia in case che sprecano energia, il PIL aumenta, ma il benessere non migliora, anzi peggiora perché aumenta l'effetto serra. Allora, misura come positive delle cose che sono negative e non misura come positive delle cose che sono positive. E i pomodori che faccio nel mio orto, le zucchine, siccome non vengono comprate e vendute, per il PIL non esistono, ma sono fattori di benessere. La gente vive in uno stato di schizofrenia. Tutti viviamo questa cosa.
Sappiamo bene che il sistema va per crollare, non possiamo più non saperlo, ma al medesimo tempo non vogliamo saperlo, vogliamo continuare business as usual. Allora direi che dobbiamo cambiare strada, tutti sono d'accordo, ma nessuno è pronto a farlo. Quasi nessuno, perché qualcuno pronto a fare il passo verso un mondo più sostenibile c'è. Oltre alla storia di Giorgio e Marta, mi sono imbattuto in un'altra esperienza molto interessante, quella dei ragazzi di Pesco Maggiore, un paesino di montagna a pochi chilometri dall'Aquila. Lì si attende da tempo la ricostruzione, ma le risorse mancano e la speculazione regna. È per questo che c'è chi ha deciso di rimboccarsi le maniche e riprendere in mano il proprio futuro, ristabilendo una relazione virtuosa con il territorio e reinventando un nuovo modello abitativo. Questa è casa di Dario, inagibile. E questa è tutta la parte da qui, dal forno, qui è tutta la parte abbandonata da prima del paese. Come vedete, secondo me è anche la più bella, è tutta fatta su terrazze, sulla roccia. Davanti c'hai solo la montagna. Stanno tutti i frutteti, le vigne, là. Era la zona delle vigne. La scelta non è stata fine in fondo, ovviamente, perché parte dal terremoto, quindi pur essendo stati tutti sulla strada di questa scelta, comunque per esperienze personali, sia di formazione che di incontri sul cammino, e però diciamo che è stata una scelta a metà, insomma. È chiaro che poi rispetto alle ipotesi che si aspettavano appunto all'Aquila dopo il terremoto, lì sì, è stata un'affermazione di autonomia, proprio di indipendenza, cioè decidiamo noi dove andare a vivere, con chi e perché. Mentre fino a marzo 2009 ragionavamo sul come avviare un'attività agrituristica collettiva che pian piano recuperasse alcuni terreni e mettesse i prodotti in circolo su logiche di chilometro zero di consumo solidale, e intorno a questo quindi costruire un piccolo reddito e cominciare il recupero di alcune abitazioni abbandonate in paese, il terremoto ha invertito le priorità, nel senso che adesso la casa non ce l'abbiamo più, ci serve intanto la casa. Ma qui di persone abili al lavoro siamo tre, in grado di tenere una cazzuola ce ne sta uno solo, queste case come ce le costruiamo se non ci vengono anche a dare una mano? C'era tantissima voglia di dare solidarietà concreta all'Aquila dopo il terremoto, c'è proprio una voglia fisica, ma che io stessa ho provato di fare, non tanto di mettermi lì a meditare, a cogitare come la mia abitudine, e quindi abbiamo subito intercettato un po' questa rete di persone che volevano venire ma che erano rifiutate dal sistema, insomma, perché ora lì la protezione civile o non potevi venire, e quindi di passaparola in passaparola si è tutta allargata questa rete di amici volenterosi, perché poi pure chiamarli volontari è un po' riduttivo. Come distanza? L'idea era quella di attivare una solidarietà che fosse non solo di denaro ma di teste. Cioè noi abbiamo bisogno non solo di soldi, ma di teste che girino le persone a Pesco Maggiore. E allora perché non dirci da subito che chi viene a darci una mano, in fondo questo posto lo abita tanto quanto noi, quindi una pari dignità nella ricostruzione di Pesco Maggiore. Per non ritrovarsi arroccati in un paesino fra 30 anni, altri 40 disperati settantenni, ma per mantenere questo posto come un luogo di passaggio e di scambio continuo. Sembra facile, ma sembra. È lì che si capisce bravo qua. Tu ho aggiunto il fromage avec, le poire, e di un buon pecorino ben salé. Merda, allora. La crepe dopo, a 4 ore.
dobbiamo ricostruire anche l'idea stessa di abitare se vogliamo ricostruire una città come l'Aquila. L'abitare è fatto da, cioè non è un dato acquisito, è un passare. Io credo che qui all'ecovillaggio ci abitano tutte le persone che ci sono passate, che tornano sostanzialmente. Questa idea di comunità liquida a me mi piace molto, ed è questo il segreto per ricostruire i paesi. I paesi devono aprire le porte, non devono arroccarsi in una diffidenza, devono fare esattamente l'opposto. Tutto questo qua passa giù, l'ha fatto il sottoscritto. Sono delle cose per le quali ci e allora? Sono 2 anni che non vengono più i spazzini qua, ma vi rendete conto? 2 anni. Ma hai sicuramente ragione, il punto è che le necessità emerse sono tantissime. Lo sappiamo già adesso, non è che tutte verranno soddisfatte, però cerchiamo di portare avanti le più urgenti, quelle che vengono ritenute più importanti, magari su 20 richieste, 1 o 2 verranno soddisfatte. Quindi anche se sembra che stiamo in piazza a dirci 4 chiacchiere, eccetera, in realtà questo tipo di processo, anche se lo gestiamo in maniera molto artigianale, è cioè inserito in una vera e propria metodologia teorica. Sono processi innovativi, sono processi economici e sono processi che funzionano. Hanno capito che c'è un potenziale proprio perché siamo tutti qua oggi in una piazzetta di sabato di giugno a parlare del futuro del paese. In più c'è un gruppo di giovani che ha deciso di installarsi qua e c'ha un sacco di idee per ripopolare questo posto. Quindi, e che non è che accade tutti i giorni, perché in altri posti non c'è. Stare a Pesco Maggiore è stato il modo per rimanere all'Aquila, altrimenti sarei dovuta emigrare come tanti altri ragazzi amici miei hanno dovuto fare. Quindi per evitare una nuova emigrazione ho scelto di stare qua. Per me stare qua vuol dire stare all'Aquila, cioè ricostruire anche l'Aquila. Siamo strettamente connessi con tutto ciò che accade all'Aquila. E alla fine mi scivola. Poi c'è davvero la marmellata a lavoro? No. L'oliva papaya ici? Ehi. Ne picandeddasa. Ma c'è anche chi ha il coraggio di fare certe scelte superati gli anta. Come Roberto, 45enne laureato in giurisprudenza, che con sua moglie Rossana e suo figlio ha fatto una scelta: lasciare Cagliari e il costoso appartamento in cui vivevano per tornare a Orroli, suo paese d'origine. Sono andato a trovarli e da loro ho imparato come l'autoproduzione di molti beni possa incidere notevolmente sul bilancio familiare. Una decina, 11-12 anni fa, insomma tra il 2000 e il 2001, quando ormai mancavo già parecchi anni, mancavo già 15 anni, posso dire, da Orroli, tra tutto quanto il percorso universitario e lavorativo successivo, iniziare a maturare un pensiero che c'era qualche cosa che non andava nella mia scelta, nel mio stile di vita. In una vita vivevo in un piccolissimo appartamento di città, compravo tutto quanto quello che mi serviva, non avevo pressoché alcun controllo su ciò che mangiavo. Sentivo che c'aveva una maggior dose di verità, di concretezza, quella che poteva essere la vita in una comunità più piccola, in particolare nella mia comunità, con la mia famiglia, con le persone con cui ero cresciuto, in questo contesto economico, sociale. Io non sapevo neanche cucinare quando mi sono sposata e siamo venuti qui ad Orroli. Trovarmi a gestire, per esempio, tante verdure che arrivano insieme dall'orto, no? E quindi imparare a conservarle per l'inverno, e a renderle il più appetitoso possibile. E, per esempio, questa è una sfida, imparare a fare il pane, per esempio, no? E, io che appunto non ho una tradizione alle spalle di cose fatte in casa. È stata una sfida perché magari all'inizio non veniva buono, no? E tutto da certe volte sbaglio. Qualche volta mi dimentico di mettere il sale e allora si mangia come se fossimo in Toscana. Qui
anche il posto giusto per imparare. Qui in paese ci sono tante donne che invece hanno una lunga tradizione alle spalle di panificazione, di fare dolci in casa, di fare le marmellate, le conserve, e magari stanno anche trascurando questa loro sapienza. E quindi insomma, paradossalmente mi sono trovata io, cittadina, che non sapevo neanche cucinare una pasta al sugo, no? A chiedere loro informazioni e magari anche a far rendere conto loro di quante cose importanti e preziose sanno e di quanto sia importante non dimenticare. Ma la pasta invece? Quando come fai? Si fa in casa, a volte la faccio da un mio amico che ha il macchinario per poter fare la pasta. Prendo un sacco da 25 kg di semola e faccio da 25 kg viene fuori circa un 35-38 kg di pasta che metto in sacchetti e surgelo. Io mi rendo conto che in un momento appunto di crisi, di difficoltà economica, di difficoltà a trovare occupazione retribuita, la possibilità, la capacità di diminuire la nostra dipendenza dal denaro, non perché rinunciamo a qualche cosa, ma perché sostituiamo una parte delle merci necessarie, le sostituiamo con beni che ci autoproduciamo, che scambiamo in modo conviviale nella comunità, diminuisce anche il nostro assillo, preoccupazione, diminuisce, non viene eliminato, diminuisce la nostra assillo, preoccupazione dalla dipendenza anche dall'occupazione retribuita. Non credo che uno possa vivere semplicemente autoproducendo quello che gli serve. Delle cose dovrà comprarle per forza. Oggi si compra tutto, diciamo, se una parte si autoproduce si compra di meno. Ma per comprare, anche se si compra di meno, bisogna avere un reddito. Per avere un reddito bisogna produrre delle merci e avere in cambio un salario. Quindi non è che noi vogliamo demonizzare la moneta, demonizzare gli scambi commerciali. È una riduzione. Molte volte, anzi, oggi diciamo in maniera abbastanza regolare, le persone spendono più tempo per produrre delle cose, per avere dei soldi, per comprare delle cose poco utili e non hanno più tempo per gli affetti, non hanno più tempo per le relazioni, non hanno più tempo per la creatività. Se ci fossero piante, ad esempio, io per come ho la struttura dell'orto non potrei mettere, cioè, ho provato ma non funzionava perché cadeva tutto sulle foglie delle piante e non arrivava l'acqua in terra. Certo, io lì agisco in altezza perché queste stecche sono, diciamo, regolabili un pochino in altezza e allora vado a lavorare così. Questi si chiamano fagiolini metro perché sono dei fagioli molto fagiolini, questo è mangia tutto, che sono rampicanti, e la loro comodità è che tu passi, quando hai finito hai già mezzo chilo di prodotto in mano senza doverti inchinare, senza dover fare il lavoro che bisogna fare per sì, i fagiolini. Sì, e poi si arrampicano naturalmente in questa rete che ho messo per da tutore, così come fa ugualmente la piantina del cetriolo, che si arrampica e non devo fare altro che allungare la mano per prenderla. Sì, sì. Io devo confessare che mi sono avvicinato all'agricoltura sinergica dopo diversi anni che facevo l'orto normale, un normale orto biologico che facevo, quando ho visto quali erano le tre regole di base dell'agricoltura sinergica, che sono: non si ara, non si concima, ma soprattutto non si zappa. Quando io ho letto questo, in particolare la terza regola, mi sono illuminato. Prima ancora di sapere di più, mi piace questa agricoltura, mi piace tantissimo. Mi viene a dire, se sono capace di fare io, lo possono veramente fare tutti. Perché non si ara, non si concima e non si zappa? Perché è inutile farlo. Perché arare, zappare, concimare sono azioni che si è inventato l'uomo per
lavorare sulla terra con un atteggiamento di distacco, cioè la terra è vista come un oggetto da utilizzare, mentre invece la terra nell'ottica dell'agricoltura, dell'orticoltura sinergica, è invece un soggetto con cui interagiamo in un rapporto di parità. Si ricopre tutto completamente di paglia, ma possibilmente lo strato più grosso è, meglio è, diciamo così, uno strato anche di 10 cm, 12 cm di paglia va benissimo, che serve a proprio isolare il terreno, proprio permettergli di poter svolgere la sua vita, come noi che siamo in una casa e siamo più protetti dalle intemperie. Ecco la preziosissima paglia. Ci fanno anche le case. Immaginiamo quanto che il problema maggiore che c'è in Italia con le case di paglia è che i geometri degli uffici comunali non sono preparati sulla base del regolamento a sapere se possono rilasciare la licenza edilizia, perché non hanno non c'è ancora un regolamento sulla paglia, eppure in posti dove le fanno ci sono case che hanno più di un secolo costruite con le balle di paglia, che è una cosa, è il mio sogno. Sì, questa sì. Ne avevo spesso sentito parlare, ma non avevo mai capito che cosa fossero. Le case di paglia. Mi aspettavo qualcosa tipo case dei tre porcellini. Invece ho conosciuto un mondo, una realtà fatta di persone con un sacco di idee, di voglia di fare, di competenze che si possono apprendere. E ho scoperto che costruire secondo i principi della bioedilizia può avere moltissimi vantaggi. Prima di tutti il potere coibentante, perché ovviamente siamo a 1000 metri e quindi una casa ben isolata ti permette di consumare meno, e quindi il risparmio poi non solo energetico, quindi per il bene del pianeta, ma anche per il bene mio, che non avendo un lavoro fisso risparmio e quindi mi permette di avere un'alta qualità della vita, cioè dignitosa. Poi sicuramente la questione della filiera corta, perché comunque la paglia si può produrre qui intorno, come è stato, l'abbiamo presa in campi di grano nei dintorni, insomma. Quindi il trasporto molto ridotto rispetto poi invece al trasporto appunto di altri tipi di materiali edilizia. E anche dimostrare che appunto si può costruire addirittura senza cemento, pensa tu. Ti lascerò la una, sì. Facciamo solo sto pezzo. Materiale delle case. Con i muri stiamo pacciamando. In fondo tu cosa fai? Un campo di grano, fai le balle, il grano te lo mangi, ci fai il pane, e con le balle di paglia ci costruisci una casa, che è molto semplice costruirla. Io come muratore sono un cesso, una bestia, cioè non so usare i mattoni, le cose, poi le attrezzature. Una parete in balle di paglia qui l'abbiamo fatta noi senza nessuna esperienza, basta, qualcuno ci ha spiegato all'inizio e siamo riusciti a tirarle su, quindi quello te le puoi fare da solo. Il costo è ridottissimo, anche perché vanno messi in relazione con case che hanno il massimo grado di coibentazione. Qui, allora, l'eolico distrugge il paesaggio, il solare adesso si sta espandendo e ci sono intere aree, tra cui l'Abruzzo, soprattutto nella zona verso le Marche, in cui tolgono le vigne per farci i parchi solari, il petrolio sta finendo, il nucleare, vabbè, è una follia dal mio punto di vista, e adesso non so come faremo ad avere l'energia che ci serve. Una cosa sicuramente possiamo fare qui adesso e subito è abbattere in maniera sostanziale il fabbisogno di energia, che è per esempio il riscaldamento domestico, una voce importantissima. Questo si può fare subito. In questa visione la paglia potrebbe avere un ruolo, non lo so. Noi abbiamo lanciato il seme, ci abitiamo in queste case, ci stiamo benissimo, voglio dire. Quindi uno dei punti centrali del nostro progetto
fra gli altri, oltre allo stile di vita sostenibile, eccetera, anche quello di restare questo scempio del territorio che è quello delle cave, che in Abruzzo è proprio una, come dire, è un flagello, insomma. Si capisce chiaramente che c'era una collina che non c'è più. E loro vogliono appunto andare dall'altro lato della strada e fare altrettanto, diciamo. Ci sono tanti altri buchi che si vedono in quella zona lì, perché vabbè, zone di montagna hanno pensato sempre solo di fare questo, cioè negli ultimi 30 anni questo hanno fatto nelle zone di montagna. Il monte è questo qua, no? Il monte, la croce. La croce. La croce, la fonte. La fronda? La fonte. Non la vedi? E invece quello che noi sosteniamo è il contrario, ovviamente, quindi vorremmo arrivare a dimostrare che invece proteggendo, invece valorizzando il territorio da altri punti di vista, quindi con le proprie, tanto la propria storia antropologica, la memoria che è collettiva, che poi è un bene comune di saperi, no? Utilizzando la terra per quella che è, cioè fonte di sostentamento primario per l'essere umano, e non tanto uno sfizio perché così mi sono stufo della città, si può invece vivere benissimo ugualmente. E così ci mettiamo un'altra pianta che va bene con le patate. Allora, una fila di rape e poi dopo i piselli. Piselli. Vabbè, io potrei mettere anche piselli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solchi abbiamo da fare. Sì. Allora forse anche due di rape, guarda quanti sono. In una società fondata sulla crescita, lo scopo del fare è fare sempre di più. Lo scopo del fare sempre di più, significa considerare la terra come un serbatoio di risorse e come una pattumiera di rifiuti. Secondo il Movimento per la Decrescita Felice, la crescita economica dei consumi non implica necessariamente il benessere. Una crescita economica infinita è impossibile in un ambiente dalle risorse finite e non ha senso che il PIL sia preso come indice della qualità della nostra vita. Le persone cominciano a riflettere, alcune le più sensibili, e il numero, l'attenzione che c'è nei confronti della decrescita sta diventando sempre più vasta, perché il merito che noi abbiamo avuto è stato quello di indicare una via alternativa. Dobbiamo fare un audit del debito e probabilmente ripudiare 60%, se non 100% di questo debito per risolvere la crisi dei debiti sovrani e uscire dall'inferno attuale che viviamo, di una società di crescita senza crescita, che è la cosa peggiore di tutto. I don't believe that most of the leaders understand what they're doing. They're adhering to dogma, a dogma about growth through trade. And as The Economist makes clear again and again, growth is about trade. Trade today is global trade. Not trade within your region, not trade within your country. Trade beyond the borders, and it's a trade where the distances are growing longer and longer. When I started to do transition, my idea was that it was an environmental process. Now, 6 years along, it feels to me like it's a cultural process. How do we make the culture of the place that we live appropriate for these times? How do we change the stories that our communities tell about themselves and about what's possible? Quello della decrescita sembrerebbe un fenomeno di nicchia. In realtà si sono già fatte alcune conferenze internazionali su questo tema. Ho deciso di andare a quella di Venezia e lì ho potuto parlare con diversi personaggi di spicco del mondo della decrescita. I think that GDP is a measure above all a breakdown. And
the normal society has no idea about this. They really believe that if GDP goes up, their own wealth might increase. We need a massive education campaign to educate people about what it actually is. If we are ill, especially for a long time, and we need a lot of intervention, chemotherapy, we are being very patriotic because it will help GDP to go up. If we stay healthy and eat healthy food and exercise, GDP goes down. If we pollute our drinking water so we have to buy water in bottles, it helps GDP. War helps GDP. One of the best things we could do would be to bomb Venice, so we have to build a new Venice. That will make GDP go up dramatically. It is not a measure of increased jobs, especially not an increase of meaningful work. It is not a measure that increases our wealth. It is a measure of breakdown and of the concentration of wealth in the hands of giant mobile banks and corporations. Banks and corporations that owe allegiance to no one, that belong to no place. So we're creating this monster. The people inside those corporations are not necessarily monsters. They're human beings like us. But we're creating a monster of such a scale that no one can see what is actually happening. And GDP is the indicator that is allowing that monster to grow. It's really a great pleasure to be here with you, because I've been... In a few words, what a normal, regular person can do to face this crisis, economic and social and so on? Well, we always say that if we wait for the government to do things, it'll be too late. And if we wait for business to do things, it'll be too little. But actually, as communities, or if we try and do things on our own, it'll be too little. But if we come together with the people around us, maybe it's just enough, and maybe it's just in time. And in terms of that, it's really about just starting what feels possible. Who are the people around you? There will be other people around you in the place that you live who also feel they want to do something. You're not the only, you may feel like the only person, but you're not the only person. There are also many, many people around you who feel inspired by this. So find out who they are, bring them together, call them together, and then see what you can do. Start to do something, start some practical projects, be playful and be creative and do things that maybe people don't expect. You know, grow food next to the railway station, grow food outside the police station, these kind of things which actually start to change the idea that that what we're talking about for sustainability is about going backwards, but show that actually it's more fun, it's more nourishing, it's healthier, it brings people together. What we need to do now more than anything else is to find ways to bring people together and to connect them with each other and to rediscover a connection with each other. And anybody can start that anywhere. Ognuno deve scoprire da sé la via. Noi diamo delle indicazioni generali e man mano che si fanno passi in avanti in quella direzione e si scopre che quel modo di vivere alternativo rispetto a quello passato è più soddisfacente, se ne faranno successivamente. Cioè non c'è una bacchetta magica che ci risolve la situazione che di colpo cambia la realtà. Si può fare altra economia, si può costruire un modello di sviluppo diverso anche attraverso attività che non sono strettamente mercantili, ma che producono benessere, producono beni, servizi di vario genere. Io credo che questo sia l'orizzonte sul quale, diciamo, incamminarsi, e credo che da questo punto di vista chi materialmente fa queste attività dà un contributo in questa direzione, cioè contesta il PIL nella quotidianità, e questo credo che sia una cosa molto importante. The Alps are beautiful. La società civile ha interpretato molto prima dell'economia e prima della politica il fatto che c'era una sconnessione tra la traiettoria del PIL da un lato e le traiettorie sociali e ambientali dall'altro. È chiaro che dobbiamo ripensare le traiettorie di sviluppo. Ripensare le traiettorie vuol dire ripensare il rapporto tra l'economia di mercato, quella che produce merci che noi misuriamo con il PIL, e le attività sociali da una parte e ambientali dall'altra. Il problema è che molto spesso queste voci non riescono a essere ascoltate, non riescono a trasformarsi in parametri alternativi per riorientare le politiche sia locali che nazionali e a maggior ragione europee. Eppure queste voci ci sono e si fanno sempre più forti, tanto da cominciare ad essere ascoltate. E non arrivano solamente da luoghi di campagna. Anche in città, infatti,
è possibile praticare la decrescita. Un ottimo esempio della felice combinazione fra stili di vita sostenibili e vita urbana è il Circolo MDF di Torino. Lì ho incontrato uno dei suoi membri, Jean-Louis. Noi ci incontriamo tutti i lunedì e portiamo avanti varie attività. Organizziamo tutta una serie di conferenze, delle più svariate, decrescita diritti umani. Abbiamo organizzato una volta una conferenza dal simpatico titolo Decrescitav, decrescita e lavoro, cercando di analizzare sotto la lente della decrescita vari aspetti attuali o critici della società attuale, invitando o esponenti della decrescita oppure persone competenti in singoli campi e dando a tutto la cornice della decrescita. Del saper fare, cioè di imparare a farsi qualche cosa da soli, e questo è legato un po' al discorso della decrescita, nel senso che ci rende un po' più liberi. Una delle attività di punta del nostro circolo è l'Università del Saper Fare. Sono dei corsi di autoproduzione in cui noi cerchiamo di insegnare alle persone che lo desiderano e gratuitamente. I corsi sono a offerta libera, anche perché poi i docenti sono volontari che hanno anch'essi appreso delle pratiche. Allora adesso lo fate passare. Sono primo che ha fatto il corso del formaggio, per esempio, e me l'ha insegnato mia nonna in montagna. Lei lo faceva, una volta avevo le mucche, me l'ha insegnato, io ho cominciato a farlo qualche volta e altri del circolo hanno imparato a farlo, hanno cominciato a farlo, l'abbiamo fatto insieme, adesso vanno a fare questi corsi, quindi è proprio un sapere che si tramanda di persona in persona. Corsi dei più svariati, dal pane allo yogurt, a come fare i cosmetici, autoprodursi i detersivi, ma anche più a livello di servizi, per esempio come ripararsi la bicicletta, c'è il corso di autoproduzione di pannelli solari, ma anche ne avevamo fatto uno a livello di mobili. Alla fine di ogni riunione ci si trova, si mangia, si beve assieme, si chiacchiera, che è poi uno degli ingredienti fondamentali del nostro lavoro, perché se si fa soltanto grosse parlate sui massimi sistemi, che le cose non cambiano, eccetera, e poi se ne si va ognuno a casa sua, non si va troppo lontano, dopo un po' diventa pesante, mentre invece noi qua a riunione in fondo portiamo avanti i nostri ideali, ma ci divertiamo e instauriamo veramente delle relazioni tra di noi, e questo è un passo fondamentale. Dei formaggi, per esempio un negozio bello di Torino, no? Che in effetti vende i nostri formaggi poi molto cari, ed è risaputo che quel negozio lì non ci va l'operaio a comprare, ci va la borghesia buona di Torino, no? Quindi questi formaggi, no, che sono buoni, così alla fine chi se li può permettere, adesso a Torino io sto dicendo che qua ognuno può venirli a comprare e li compra a un prezzo, secondo me non sono regalati, ma non sono neanche così cari, ma insomma a Torino, no, chi può comprare li compra a un prezzo in qualche modo, e vuoi uscire dal sistema e poi ci rientri perché il tuo formaggio è venduto caro dal negozio figo di Torino. E è vero che se vuoi vivere devi venderli sti formaggi, no? E devi venderli anche a un prezzo che ci permetta di mantenerci con quello.
E quindi è ovvio che vendi a chi te li compra, e se chi te li compra è un negozio figo di Torino che è disposto a pagarteli il giusto, e poi è logico che lui ci fa il rincaro, e glieli vendi. E questo è un modo per dire che forse in qualche modo effettivamente i compromessi li devi fare. Viste le condizioni in cui versa l'Italia dopo decenni di crescita, l'esempio che ho deciso di seguire è quello di persone che sanno bene dove vogliono andare, come Marta e Giorgio. Ada, com'è andata a scuola? Voti? Note? Per me è un privilegio poter essere accolto a casa loro e poter parlare di temi che mi stanno a cuore, cercando di farmi provocare dalle loro parole e dal loro stile di vita. Reinventare, cambiare davvero il parametro e quindi cercare dei modi nuovi per... E lì appunto le cose, le esperienze come le vostre personalmente mi affascinano, mi danno un po', perché con tutte le difficoltà, con tutti i compromessi, con tutte le cose, ti dà modo di vedere che anche se non hai il lavoretto in fabbrica che ti garantisce 35 anni il cazzo di stipendio e poi vai in pensione, puoi comunque reinventare qualcosa che ti fa avere meno materialmente, ma non fare meno o fare peggio. Invece tu adesso sei in una dimensione, siccome soffri, siccome hai dei problemi, come non solo tu singola, ma come generazione fallita, che è un termine forse non appropriato, hai tutti gli strumenti, tutte le capacità, essendo ancora nel pieno delle facoltà, giovane, cioè non sessantenne, di dire che falso che è sto mondo, lo sto vivendo sulla mia pelle, e puoi ancora progettare una seconda parte della vita più autentica. Risposta 9, che era sempre se hai risposto sulla precedente domanda, sì. vedi risposta 7, quindi copia. Reazione di consorzio. È evidente che il modello di sviluppo che abbiamo seguito finora sta dimostrando delle falle, delle crepe enormi. Questo non vuol dire che è tutto sbagliato, no? Qualcosa di giusto, di sensato, qualcosa è stato fatto. Però è anche evidente che un altro modello ce lo dobbiamo immaginare, dobbiamo avere la capacità di immaginarlo. Dopodiché, se lo immagini e basta e stai a chiacchierare, sarà sempre il modello vecchio quello vincente, no? Quindi cercare di metterlo in atto forse è l'unica possibilità. Cosa rispondete a uno o una che vi dice che siete degli ingenui, degli idealisti e che non potrà mai essere attuabile una situazione di questo tipo su larga scala? Io ritengo idealisti invece, al contrario, i fautori del liberalismo estremo, totale. Cioè pensare che appunto, cioè, il pianeta è finito, no? È una palla, cioè, di massa nel cosmo che è una superficie finita. No, non è infinita, quindi pensare a uno sviluppo indefinito e a una cementificazione indefinita, a un'industrializzazione indefinita, una crescita indefinita, cioè mi pare che cozzi proprio a livello logico. Quindi forse è più di realista chi pensa a questo tipo di sviluppo qui, che invece con realismo estremo dice ok, su queste terre, nell'area di Pesco Maggiore, posso coltivare questo, questo e questo. Ci posso campare tot mesi, ci posso commerciare questo, quest'altro lo devo acquistare, eccetera, eccetera. E ti fai i calcoli rispetto a dove stai, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, eccetera. Cioè, più realismo di questo, non lo so. Questa è una possibilità. È una possibilità. Ognuno nel suo territorio, a modo suo, con le sue possibilità, con le sue idee, anche diverse da questa, si può creare la sua possibilità. Non è che bisogna fare tutti i villaggi di paglia. No, infatti, ma poi... Ci sono gruppi di acquisto, gruppi di co-housing, distretti di economia solidale. Ci sono mille cose che si muovono in Italia, tante passano anche di qua. Penso che uno dei tanti effetti positivi di Eva sia questo, appunto, il fatto che essendo così trasversale, quindi non essendo così, diciamo, chiusa in se stessa come in realtà, anzi piuttosto il contrario, ha dato la possibilità a persone che magari non si sarebbero mai avvicinate
a questa, una storia di questo genere, di rendersi conto che è fattibile. Vedi le macchie un po' argento, tratto un po' in mezzo agli altri. Abbiamo una forte motivazione comunque, probabilmente un elemento non da trascurare, no? Anzi, tutt'altro. Io però ritengo che un precario trentenne che vive a Roma e deve chiedere i soldi ai genitori, non può fare un figlio, non può andare a vivere con la propria ragazza o ragazzo, non può fare tutta una serie di cose, quale altra motivazione deve aspettare? Cioè, è altrettanto una forte motivazione quella, no? Mi pare, non serve necessariamente un cataclisma, insomma. Il fatto è che veramente probabilmente non c'è un unico nuovo modello, però c'è la possibilità di applicarsi con più fantasia. Non è che dobbiamo abbandonare le città, rifiutare le strade, rifiutare tutte le fabbriche, no? Però prendere atto che le città non le sappiamo più costruire, non siamo più in grado, questo è un dato di fatto. Perché non impariamo di nuovo a costruirle? Perché non impariamo a fare dei bei quartieri nelle nostre città, a fare dei bei paesi? Ognuno con la sua fantasia, ma credo che sia anche una bella sfida. Cioè, non lo prenderei con la tristezza, con la preoccupazione, con tutte le angosce che ci si porta dietro rispetto alla crisi economica. Penso anche in generale per la nostra generazione poter avere un nuovo tipo di famiglia, un nuovo modello sociale, una nuova possibilità di viaggi. Perché no? Una nuova possibilità economica, inventiamocela. Arrivati a un punto in cui la sopravvivenza diventa il mestiere più importante da imparare, si può scoprire che non essere più schiavi di un'occupazione che si odia per consumare inutilmente delle risorse può non essere così male. Guarda questa quanto è bella. È pronta? Dopo la cottura penso vadano assolutamente bene. Ma è venuto bene il mais. Noi abbiamo tutta una serie di consumi che prima facevamo con fonti fossili, col gas, con la nafta o anche con la legna. E ora noi invece le abbiamo sostituiti con l'elettricità che ci autoproduciamo attraverso i pannelli fotovoltaici, ma sempre in un'ottica però di risparmio energetico, sempre in un'ottica di attenzione ai consumi. Non è che accendiamo a palla il riscaldamento e se fa troppo caldo in inverno apriamo le finestre. Ci autoproduciamo la gran parte del cibo che mangiamo. Quella piccola parte di budget della nostra famiglia che è dedicata all'acquisto di alimentari è fondamentalmente per materie prime. Cioè, un conto è, anche lì, acquistare prodotti industriali confezionati in cellofanati che arrivano dall'altra parte del mondo, già pronti i vari quattro salti in padella o i frullini in busta. Un altro conto è acquistare materie prime, e materie prime praticamente tutte a chilometri zero, cioè sono tutte materie prime che fin dove è possibile, ed è possibile molto, noi acquistiamo direttamente dai produttori locali, o spesso invece che acquistarle le scambiamo. Vado da un amico che ha un centinaio, 120 piante di olivo in totale biologico. Le raccogliamo assieme in 3-4 giorni e lui mi dà un quarto dell'olio, proprio un quarto del prodotto. Mediamente raccogliamo 200 litri di olio e quindi la mia parte è una cinquantina di litri all'anno, che è esattamente quella sufficiente e necessaria per la mia famiglia, con babbo, mamma. Solo di olio in quei 4 giorni di lavoro faccio 400-500 euro se dovessi ragionare andarmelo a comprare quest'olio. Ecco, io direi che l'autoproduzione non è soltanto mangiare bene e contribuire alla sostenibilità del pianeta, ma è proprio una diretta convenienza economica. Vediamo. Noi stiamo facendo questo tipo di discorso, noi vediamo che funziona, riusciamo a non sopravvivere, ma a vivere bene pur avendo pochi soldi, quindi lo possono fare anche gli altri. Quindi innanzitutto sperimentarlo in prima persona è la cosa fondamentale, per poi proporre il nostro esempio di vita. Uno,
una. Il nostro è un approccio molto, molto laico, molto graduale, molto non dogmatico. Cioè noi pensiamo che le scelte, scelte di transizione verso una vita, uno stile di vita sostenibile, debba passare dalla volontarietà, dalla libera scelta. Per ciascuno è diverso, per ciascuno può avere passi e tempi diversi. Ecco, io credo che la cosa più importante sia prendere la direzione giusta. E io lo so fare senza mano. All'inizio qualche collega magari di Cagliari mi prendeva per matto, ma che fa? È assurdo quello che stai facendo, ma come fai una scelta di diminuire volontariamente il tuo stipendio? Oggi magari davanti alla prova concreta che noi, poco che sia, ma qualche cosettina, qualche piccola, qualche decina di euro la mettiamo da parte tutti i mesi. Quanti colleghi che sono a Cagliari devono fare una finanziaria per poter arrivare a fine mese con un budget familiare che magari è il doppio o il triplo del nostro? Ma chi vive in città cosa può fare concretamente? Io consiglierei di sperimentare per piccole fasi quello che è una maniera di, prima di tutto, pensare in maniera diversa, no? Poi il fare segue a ruota. Facendo cose semplicissime, da non sprecare l'acqua quando ti lavi i denti, a andare al lavoro in bici quando è possibile, a mangiare della verdura che è di stagione, magari biologica, comunque che viene da vicino, andando a acquistarla direttamente dal produttore, no? Iscriversi a un gruppo di acquisto solidale lo possono fare tutti. Pensare che un mondo diverso è possibile e che tutti noi, a seconda poi anche dei nostri mezzi, delle nostre situazioni, possiamo contribuire a questo piccolo pezzettino verso questo mondo altro. E io penso che questo sia possibile in varie maniere, ma anche in chi è proprio invischiato nella mega macchina capitalistica, ma deve rompere le catene mentali con cui lo inchiodano a questa realtà che non può essere che così. Io continuerò a farlo e continuerò a proporlo e continuerò a portare avanti quello in cui credo, ma non con uno spirito da missionario o di sofferente o di rinuncia, ma proprio credo in quello che sto facendo perché ne vedo concretamente i vantaggi e la qualità della mia vita. Nella misura in cui l'economia del denaro va ramengo, noi diventiamo dei privilegiati. Qua che non puntiamo sul denaro, noi abbiamo la legna per scaldarci, abbiamo da mangiare finché vogliamo, per noi avere altri 100, abbiamo il posto, abbiamo lo spazio fisico di muoverci, abbiamo la terra, possiamo coltivare finché vogliamo, basta solo farlo. Il pane è bucherellato, già hai fatto schizza da scuola, pretendi la perfezione. Una società costruita nel modo capitalistico, individualistico, dove ognuno pensava per sé, è andata. Bisogna ripartire con uno stile di vita, un modello di vita, penso, completamente diverso, basato sui rapporti sociali, sull'aiuto reciproco, sul fatto che quello che io ho lo posso dare a te e tu in cambio mi dai qualcos'altro, cioè concentrarsi di più sui rapporti interpersonali, sui rapporti umani. Io quello che posso sperare è che prima possibile le persone, insomma, sperimentino un tipo di vita diverso da quello che c'è stato, insomma, proprio inculcato, e possano, insomma, incominciare a trovare appunto questa alternativa. Ci sono tutte le possibilità, ci sono tutti gli studi teorici già fatti, abbiamo tutte le capacità, basta avere un po' di forza. Chiaramente mi incontro mille errori, mille critiche, mille stop, torno indietro, mi correggo, faccio, rifaccio, riprovo. Vabbè, anche questo è bello, non ho voglia un modello perfetto già scritto da sposare. Il tempo stringe. La famigerata recessione dell'economia globale non si farà tanti scrupoli e imporrà bruscamente a molta gente stili di vita ben diversi da quelli a cui si è abituata negli ultimi decenni.
Ci vorrà del tempo prima che si rendano tutti conto che cellulare dopo cellulare, auto dopo auto, debito dopo debito, la luccicante società dei consumi non porta a vivere tanto meglio. Ma una cosa, più di ogni altra, mi hanno insegnato le persone che ho incontrato in questo viaggio. Per portare chi ci circonda al cambiamento in cui tutti speriamo, dobbiamo innanzitutto cambiare noi stessi. Con umiltà, costanza, lucidità. C'è chi ha già iniziato a farlo. Partiamo da loro. Per cambiare il mondo? Forse. Ma soprattutto per vivere meglio. Alla faccia di coloro che, per un loro tornaconto, vorrebbero invece continuare a prenderci per il PIL. E questa è la scommessa. Vale la pena di tentarlo.